tempo per velocissimi 5 messaggi via Twitter e Facebook perché mi servono per introdurre il senatore Carlo Martelli del Movimento 5 Stelle che già saluto. L'impressione che ha fatto Renzi e la cancelliera Merkel, vediamo. Le risposte: alunno di prima elementare che si presenta dalla professoressa Zitella con 40 anni di contributi versati. Zitella si arrabbieranno tantissimo. Come i due predecessori, Letta e Monti, un servo chinato al potere teutonico, solo parole ma niente fatti, mediocre. Direi in linea con il suo stile di imbonitore, tutto fumo e niente arrosto, venghino signori vengoni, venghino, aboliremo, daremo, faremo. Penoso che il Premier debba giustificarsi in quel modo, la diplomazia e la chiarezza ci hanno guadagnato, ma a che prezzo? No comment con la K che fa molto tedesco. Senatore Martelli, li ha scritti tutti lei questi tweet, visto che sapeva di essere nostro ospite tra poco, il Movimento 5 Stelle? No, io sarei stato molto più cattivo in effetti. Ah, ecco, il Movimento 5 Stelle cosa ne dice di Renzi a Berlino? Ma noi diciamo di Renzi a Berlino la stessa cosa che dicevamo di quando Renzi si è presentato in Senato, cioè che è un castello di fumo, ma dietro il fumo non c'è nessun tipo di arrosto. Cioè con i futuri, i verbi al futuro non si governa una nazione, soprattutto non si trovano i soldi per mantenere le promesse che si stanno facendo. Perché si stanno facendo tante promesse che richiedono tanti soldi, perché ogni buona promessa che deve aver dietro un disegno interessante è onerosa. Qui si fanno promesse ma non vediamo dove trovare i soldi. In realtà una cosa l'abbiamo vista. Abbiamo visto che è stato detto che dalle revisioni di spesa si arriverà a 34 miliardi nei prossimi 3 anni, contro i 20 che erano previsti inizialmente. Allora già noi avevamo delle grosse perplessità sul raggiungimento di questi 20 miliardi. È chiaro che questi 34 giustificano la loro esistenza solamente con la necessità di dare coperture fittizie a provvedimenti altrettanto estemporanei. Vedi la mancetta di 80 sacchi al mese nelle tasche dei cittadini, che fa molto, restituiamoli mai ai cittadini. 80 sacchi, mi scusi? 80 euro. Euri? No, la prego, fermali. L'Accademia della Crusca, stabilì in via preliminare che il plurale dei maschili che terminano in O finisce con la I. Ah, finisce con la I. Oggi ho ospiti singolari. Allora, senta, senatore Martelli, allora, quanta paura fa il Matteo Renzi che sta inanellando, secondo altra critica, quella positiva, buone impressioni sia a Parigi che a Berlino che nel nostro paese per le elezioni europee al Movimento 5 Stelle? Ma assolutamente niente, anche perché questa faccenda delle buone impressioni che sta suscitando, io non la vedo, e come me sono milioni di persone che non la stanno vedendo. Cioè io credo che gli italiani abbiano una buona vista e stiano vedendo che al di là delle parole non ci sono che altre parole. E quindi non esiste questo concetto di buona impressione. Cioè Renzi è molto spinto da questo punto di vista, ma è una spinta che non si basa su una sostanza. E quindi questo in sede di cabina elettorale salterà fuori. Questo cioè ovviamente a un certo punto gli italiani vedranno la mancanza di coerenza tra quello che si dice e quello che si fa in realtà. Questo ovviamente il vostro parere. Senatore Martelli, ascolti, questo Non ci fermiamo tour, questo tour che riparte, se vuole, ecco, ce lo spieghi lei, non si fermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle neanche quando vengono fermati? Ma in realtà, vede, noi non ci siamo mai fermati, nel senso che il tour dei parlamentari in giro per l'Italia procede dal marzo del 2013. Adesso gli si dà maggiore evidenza perché le persone che sono state espulse, cioè sono state momentaneamente sanzionate dalla Camera, fermate, sì. Esatto, hanno intenzione di dare ancora più energia a questo impegno sul territorio, facendosi vedere in maggior numero di piazze possibile e dando il proprio contributo affinché l'informazione venga sempre più diffusa tra i cittadini, perché la chiave è quello. Cioè noi vogliamo che il cittadino venga informato. Più è informato, più è consapevole e meglio può scegliere. Senta, senatore, noi abbiamo ospite e collegato da Padova il leader e fondatore di Indipendenza Veneta. Voi invece per un tempo è sembrato che faceste l'occhiolino alla Lega, visto che si era ritornati ai Granducati, insomma proposte di suddivisione del nostro paese un po' diverse rispetto a come non si è sistemato in questo momento. Rimane sempre quella la vostra idea? State diventando leghisti? No, ma guardi, in realtà non l'è mai stata. Se lei legge il post che scrisse Beppe Grillo, il post aveva un titolo, E se domani, cioè sì, voleva semplicemente tratteggiare un futuro, certo, un futuro nel quale potesse succedere quanto segue, cioè che a un certo punto alle regole dello Stato nazionale cominciassero a non voler più ottemperare una regione, una provincia, un insieme
più o meno omogeneo di territori, che so, le comunità montane. Allora, nel caso dovesse succedere questo, era la proposta del post, che cosa succederebbe, che cosa accadrebbe? Accadrebbe quello che per esempio voleva fare la Lega, cioè facciamo un referendum per chiamarci fuori da questo sistema che a noi non piace. Ma era una provocazione, era un cerchiamo di capire cosa succederebbe se mancasse la coesione sociale. Noi stiamo perdendo questa coesione sociale, attenzione. La ringrazio, senatore Carlo Martelli.